Monsieur Spinoza? Ogni filosofia è un dispositivo di combattimento teorico. Si comincia attaccando il quartier generale del nemico e se ne prende possesso. Lo vedi questo libro? Questo è un'arma potentissima. Quello che c'è scritto sconvolgerà profondamente il nostro modo di vedere la storia dell'umanità. La storia delle civiltà risale a un'età molto più antica di quanto si potrebbe stabilire sulla base della Bibbia. E il Nuovo Testamento parla solo della storia del popolo ebraico. E non può fornire alcuna traccia per ricostruire la storia universale. E quindi? E quindi è tutta una farsa. È una menzogna. Cosa c'è stato prima? Prima della Bibbia, intendo. Prima di Adamo. Cosa c'è stato prima dell'uomo? Sono già qui. Le truppe dei Orange stanno arrivando. Dobbiamo andare. Pensavo avremmo avuto più tempo. Dobbiamo salutarli. La nave è già annunciata a porto, pronta a partire appena saremo pronti. Andiamo con lei. Spinoza, ci aggiungiamo a Austria. La sostanza è unica. Le sostanze sono almeno due. Pensiero ed estensione, che sì, sono di natura diversa, ma nell'uomo sono sempre insieme. Dio è causa libera di tutte le cose, non nel senso che agisce secondo la sua volontà, ma perché agisce secondo la necessità della sua natura. Le cose esistono solo ad un certo modo, così come la somma degli angoli interni dei triangoli e per sua natura sempre uguale a 180 gradi. No, Dio è causa libera di tutte le cose proprio secondo la sua volontà. È profondamente sbagliato pensare, come fai tu, che in Dio volontà ed intelletto non coincidano. È proprio perché Dio crea tutte le cose che la loro conoscenza da parte dell'uomo non implica l'unione tra la mente umana e l'intelletto divino. No. Quando la mente conosce le cose in modo adeguato, ovvero quando non è in preda alle passioni, allora unita all'infinito intelletto di Dio. Secondo la decisione degli angeli e il giudizio dei santi, bandiamo e cacciamo Spinoza. Sotto l'ispirazione di Dio e l'approvazione di tutta la sacra comunità. Sia maledetto di giorno, di notte, mentre dorme, quando lavora, quando esce, quando entra. Che Dio mai lo perdoni, che la sua ira e il suo furore infiammino contro quest'uomo. Bisogna distinguere l'immaginazione dall'intelletto. Le cose sono davvero conosciute quando vengono intese e non immaginate. La conoscenza per immaginazione non attinge dalla realtà, ma esprime solamente il modo in cui il mondo esterno è rappresentato dalla coscienza. La conoscenza per immagine avviene sotto l'influenza delle passioni. Tutt'altra cosa è intendere le cose con la mente pura, tramite le idee.